Buongiorno a tutte e a tutti. A nome del Consiglio Nazionale Forense rivolgo un saluto a tutte le autorità, di Vittorio Minervini, consigliere nazionale del Consiglio Nazionale Forense. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e il Presidente Leone, i suoi illustri componenti, per l'invito all'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario. Oggi vediamo aprirsi un nuovo anno all'esito di importanti riforme. La legge 130 del 30 agosto 22 ha finalmente portato quelle attese novità sulle quali studiosi e operatori del diritto hanno iniziato già a confrontarsi e sul quale si confronteranno nei prossimi anni. Il giudizio è senz'altro positivo, ma ancora non è facile esprimere un pensiero compiuto. Accanto alle luci, infatti, ci sono alcune ombre e si ha la sensazione che la legge abbia soltanto avviato un percorso che ancora deve esprimere importanti passaggi. Nel suo impianto risalta l'introduzione della magistratura tributaria professionale e un intervento senza precedenti nel nostro ordinamento, auspicato da tanto tempo da più parti ma mai realizzato. È un intervento su cui nella scorsa legislatura si è lavorato tanto ed è stato ottenuto soltanto quando ormai sembrava impossibile raggiungerlo. Il giudizio dell'avvocatura è positivo. La nuova magistratura contribuirà senz'altro a innalzare la qualità della giustizia e del diritto tributario, ma dovrà essere verificata l'applicazione pratica della nuova normativa. Nel nuovo ordinamento sono altresì alcuni passaggi sui quali si rilevano talune criticità. È verosimile che alcune troveranno soluzione di per sé. Ci si vuole riferire alla discutibile apertura della nuova magistratura ai laureati nelle materie economiche o le cospicue riserve a favore dei giudici attuali. Si è convinti che prevarrà il buon senso e ci sarà una rigorosa attenzione soprattutto nella prima selezione. Altre invece sono di più difficile soluzione. Mi riferisco alla persistenza dipendenza della giustizia tributaria dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Già nelle proprie osservazioni rivolte alla Commissione Giustizia del Senato, il Consiglio Nazionale Forense aveva sottolineato l'inopportunità di tale scelta. L'introduzione del giudice togato a tempo pieno è coerente con il rispetto dei valori costituzionali dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice tributario. Ma ciò solo se la nuova magistratura verrà sottratta all'organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. È auspicabile un ripensamento e quindi il passaggio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, o meglio ancora al Ministero della Giustizia, come auspicato da più parti e come affermato ripetutamente dal CNF. Viene infatti in discussione non solo nella sua apparenza la terzietà e l'imparzialità del giudice, visto che il MEF, per il tramite delle sue agenzie fiscali, è parte sostanziale del processo tributario e non è un caso che già pendono due questioni di legittimità costituzionale sul punto, ad opera della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia e della Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia. Si è ben consci della delicatezza della decisione alla quale è chiamata la Corte Costituzionale, in quanto questa è una soluzione che compete innanzitutto al legislatore. Ed è per questo che si chiede al Consiglio di Presidenza di attivarsi in questa direzione, offrendo sin d'ora la disponibilità dell'Avvocatura a collaborare sul punto. Come anche ci si vuole riferire alla qualificazione dei difensori tributari, che come è noto, oltre che avvocati, possono essere dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e sia pure con alcune limitazioni figure professionali eterogenee. È un aspetto trascurato dalla legge di riforma. Come il CNF ha avuto modo di osservare più volte, i difensori, oltre a un'adeguata preparazione professionale che assicuri un'assistenza tecnica specializzata, devono essere avvezzi alla cultura del rendere giustizia, dell'agire giudiziario, della sua dialettica, più semplicemente alla cultura del processo, e devono svolgere la propria funzione nel pieno rispetto delle regole deontologiche, della lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza nell'ambito del giudizio. Senz'altro apprezzabili, pur con qualche riserva, sono gli interventi della legge 330 sul processo tributario. In particolare, ricordo velocemente, in primis l'ammissione della prova testimoniale, con cui si sana un vulnus cui la Corte Costituzionale, con la nota sentenza 18 del 2020, aveva posto un rimedio.
parziale però. Quindi l'introduzione di una proposta conciliativa da parte del giudice per le controversie soggette a reclamo, ai sensi dell'articolo 17 bis della legge processuale tributaria, che riecheggia l'articolo 185 bis del codice di procedura civile. Adeguatamente valorizzata, potrebbe contribuire a deflazionare il contenzioso, soprattutto in presenza di motivate resistenze degli uffici ad accogliere reclami e ricorsi dei contribuenti. Infine, la previsione della ripartizione dell'onere della prova, che al netto di alcune perplessità linguistiche dovrebbero contribuire ad arginare alcune derive interpretative circa presunte presunzioni che tali non sono e servire a riportare il confronto processuale su un terreno di maggiore equilibrio e di serenità. I richiami critici alla riforma non oscurano però il giudizio favorevole per il cambiamento portato dalla nuova disciplina. Si auspichi che la riforma funzionale ad un rapporto più equilibrato tra amministrazione finanziaria e contribuente, senza alcuna posizione di privilegio, proseguendo quindi nel percorso di riforma con un miglioramento in corso d'opera della riforma già in vigore. Si deve sottolineare che se si vuole che l'attività di riforma della giustizia tributaria funzioni veramente, non si può prescindere da una riforma fiscale dei tributi, dell'azione amministrativa, riforma che nella presente legislatura è stata tentata e che in questa nuova legislatura sarebbe bene che venisse ripresa, anche limitando l'attenzione ai profili più delicati e scrivendo finalmente chiare norme univoche sull'attività di accertamento e di riscossione. Il CNF sarebbe ben lieto di porre la propria esperienza per contribuire a tal momento di riforma. Infine, una doverosa considerazione rispetto al progetto Prodigit, al quale il CNF è stato inviato dal Consiglio di Presidenza ad essere partner per raggiungere tre obiettivi ambiziosi: la creazione di una banca dati della giustizia tributaria, accessibile pubblicamente e gratuitamente, la realizzazione di un modello di giustizia predittiva e la creazione di alcune regioni, in via sperimentale, di un laboratorio digitale per il giudice tributario. Ambizione, innovazione e importanza degli obiettivi giustificano sin da ora, come più volte ribadito, massima condivisione delle scelte con modalità di realizzazione da concordare in corso d'opera. Per l'appunto, con questi intendimenti, il CNF ha aderito per poter essere interlocutore qualificato nella realizzazione del progetto. In questi primi mesi, però, sono emersi alcuni momenti di criticità che è necessario siano superati con chiarezza. In particolare, un progetto così ambizioso può raggiungere i risultati sperati solo con una costante e concreta interlocuzione con i diversi partner invitati a collaborare. Ci si vuole riferire, in particolare, al programma di massimazione delle sentenze di secondo grado delle corti tributarie, che non prevede l'accesso al database delle sentenze già massimate ad opera dello stesso MEF, nella condivisione con i partner del progetto del criterio di selezione delle sentenze oggetto di massimazione, che risultano essere in numero esiguo e individuate secondo criteri di selezione non a noi noti. Inoltre, nonostante i rilievi più volte espressi, si prosegue nella massimazione delle decisioni di secondo grado senza considerare se le stesse, laddove impugnate, siano state o meno confermate dalla Corte di Cassazione. E sul punto ricordo che dal 2016 ad oggi le sentenze che sono state riformate dalla Corte di Cassazione variano da un 52% a un 47%. Con ciò determinando un evidente errore di sistema nella costituzione della banca dati, qualificando come giurisprudenza decisioni non più nell'ordinamento, perché rimosse dal giudice di legittimità. L'attività di massimazione è finalizzata ad alimentare un sistema di computazione razionale con algoritmo, finalizzato a offrire all'utilizzatore un ausilio nella valutazione della fattispecie al suo esame e quindi deve essere rigorosa. Infine, in merito all'ambizione di poter costituire un sistema di predizione di un'ipotetica decisione, si deve esprimere come sempre espressa la propria contrarietà. Contrarietà alla costituzione di un sistema di giustizia predittiva, che non può che essere valutato come confliggente con i principi fondanti l'amministrazione della giustizia. Con queste considerazioni e auspici, il Consiglio Nazionale Forense porta il proprio saluto a questa Assemblea ed esprime la speranza che in questa fase storica di ripartenza, le inimmaginabili emergenze che ci hanno coinvolto, che ci stanno coinvolgendo,
si realizzino importanti riforme, tutte quelle di cui avvertiamo la necessità. In questo senso la legge 130-22 sembra aver avviato una buona stagione. Ci si augura che si agisca da parte di tutti i soggetti istituzionali con responsabile, serena e autentica collaborazione. Grazie. Dal dottor Minervini, consigliere nazionale del Consiglio Nazionale Forense, un giudizio positivo dell'avvocatura sulla riforma tributaria nonostante alcune criticità legate alle modalità di assunzione dei giudici.